siamo a 1350 metri sul livello del mare. Come vedete alle mie spalle siamo in una piantagione di caffè di un piccolo produttore, una piantagione di caffè ombreggiata. Come potete vedere dalla luce, ora è una giornata solata, ma gli alberi di alto fusto fanno ombra proprio per far sì che le piante di caffè, che originariamente sono delle piante di sottobosco, possano avere il clima e l'habitat ideale per produrre sì una certa quantità di caffè, ma soprattutto di qualità. Questa pianta che vediamo qui è una varietà che si chiama iCaffè 90, è una varietà sviluppata qui in Honduras e al fine di essere resistente alle malattie, essere più produttiva. La qualità di tazza però non è così eccellente. Le varietà ibride si riconoscono dal fatto che soprattutto le foglie giovani, come sono queste, hanno un colore bronzeo con delle sfumature leggermente rossicce. La cosa interessante è che qui in questa regione, soprattutto Bourbon e Catuai sono due varietà che vengono coltivate per produrre gli specialty. La varietà Bourbon, dopo ovviamente dipende dall'altitudine al quale viene appunto coltivata, ma la Bourbon generalmente riesce a produrre una tazza di caffè più equilibrata, ciò significa comunque corposa e soprattutto caratterizzata da un gusto dolce predominante, mentre la Catuai viene prediletta soprattutto dal mercato nordamericano. Qui, soprattutto che si approvvigiona in questa regione, in quanto ha in tazza una caratteristica di gusto più acidula. Ovviamente poi l'altitudine determina l'esaltazione soprattutto dell'acidità, quindi queste due varietà entrambe più vengono coltivate in altitudine, più la nota acida in tazza sarà evidente e piacevole, le note floreali da un punto di vista aromatico e fruttate e man mano che saliamo di altitudine anche il corpo.